La traccia di un proiettile rinvenuta nello stabilimento di Freddy Pacini sembra integra. Uno scenario che, se confermato dalla perizia balistica che sarà disposta dalla procura, potrebbe escludere la deviazione del proiettile stesso dopo lo sparo. Potrebbe, perché poi possono entrare in scena altre variabili, come il materiale con cui è stato realizzato il pavimento, dove eventualmente l'ogiva avrebbe subito la possibile deviazione. Certi materiali potrebbero infatti non necessariamente causare la rottura del proiettile anche in caso di impatto. Non è al momento nemmeno certo poi se proprio quel proiettile è stato quello che ha ucciso Mircea Vitalie, il ladro che insieme a un complice aveva tentato il colpo alla Pacini Gomme. Solo attraverso delle rigorose perizie si potranno eliminare tutti questi interrogativi ad arrivare alla dinamica esatta di quei drammatici momenti. In attesa degli incarichi che arrivi la relazione completa sull'esame autoptico compiuto sul corpo della vittima, la difesa di Pacini non ha per il momento ancora formalmente presentato la richiesta di incidente probatorio per Freddy Pacini.